Ciao a tutti! Oggi Scoprendo abbandona la storia e l'arte per fare un ride nel campo della più pura curiosità. Come avete visto dal titolo, oggi vi parliamo della Walk of Fame di Milano. Sì, perché anche Milano ha una sua passeggiata delle celebrità. Non lo sapevate? Fino a poco tempo fa nemmeno noi, ma ci siamo e adesso ve la raccontiamo. Siamo in pieno centro di Milano, tanto per cambiare, a due passi da Piazza Duomo. In particolare, l'ingresso di questa galleria che comincia alle mie spalle è in Largo dei Bersaglieri, attaccato a Piazza Beccaria. Come mai proprio qui? Per anni questa è stata la sede di TV Sorrisi e Canzoni, il celebre periodico che si occupava di spettacolo in Italia e che organizzava una volta all'anno la Notte dei Telegatti, il gran premio internazionale dello spettacolo. Ai vincitori di questa versione molto italiana, molto alla lontana parente degli Oscar, veniva chiesto di lasciare all'americana le proprie impronte e la propria firma su una lastra di cemento che veniva poi posta qui. E l'idea era appunto quello di creare una Walk of Fame nostrana. Detto così può sembrare una cosa molto provinciale, cioè come gli americani provano a fare la pasta, gli spaghetti, con i risultati che sappiamo, noi proviamo a farci la Walk of Fame. In realtà, se vi fate una passeggiata in questa piccola galleria, potete vedere che qui hanno lasciato la loro impronta celebrità del calibro dei Douglas, Kirk il padre e Michael il figlio, di Sylvester Stallone, di Arnold Schwarzenegger, di Sharon Stone e chi più ne ha più ne metta. Tutti i rappresentanti di un'epoca dello spettacolo che non c'è più. C'è anche Ron Moss, se preferite. L'ultima mattonella aggiunta risale al 2004, anno in cui la manifestazione La Notte dei Telegatti è stata trasferita a Roma, prima della sua completa cancellazione qualche anno dopo. Che cosa rimane di questo esperimento di Walk of Fame all'italiana? Niente. Tanta malinconia e molti ricordi dello spettacolo anni 80. Se siete appassionati di questo genere di ricordi, venitevi a fare una passeggiata e da Largo dei Bersaglieri, che per qualche motivo non mi rimane in testa, vicino a Piazza Beccaria, in pieno centro di Milano, è tutto. Grazie per aver sprecato altro tempo a seguirci. È tutto.